Buon venerdì a tutti, anche se il buongiorno è iniziato da qualche ora, però sapete che io faccio il video a mezzogiorno ed è mezzogiorno praticamente 11:57 più o meno giù di lì. E niente, prima di cominciare, come sempre, fate pausa, iscrizione al canale, pollicione in su, campanellina attiva, l'avete fatto? Non l'avete ancora fatto? Pausa e poi rifate play. A parte questo, c'è un po' di roba da parlare per quanto riguarda il calciomercato. Stamattina ne abbiamo parlato anche sul gruppo Telegram, perché voi siete sempre molto attivi. E a proposito del gruppo Telegram, vi ricordo di approfittarne adesso se volete entrare nel gruppo Telegram, dove siamo sempre presenti, dove io sono presenti e parlo spesso con voi, mi fate domande, io rispondo, eccetera, eccetera. Fra qualche giorno diventerà privato, non sarà più pubblico. Perché questo? Per dare possibilità a chi fa qualcosa in più per il canale di far parte, diciamo, di un piccolo gruppo elitario. Poi magari ci sarà, non lo so, magari più avanti un gruppo pubblico, però diventerà un gruppo privato fra un paio di giorni. Quindi fino a quando non diventerà privato, se volete approfittare, qui sotto c'è il link, cliccate, entrate nel canale e partecipate. Questo lo facciamo anche per vedere, cioè per far partecipare le persone che sono veramente interessate al mondo Milan, che hanno intenzione veramente di confrontarsi e parlare con noi. Detto ciò, chiusa parentesi, passiamo al mercato. Mi avete fatto diverse domande, io ho sguinzagliato i miei neuroni in giro per il web, in giro per le mie conoscenze, e parliamo di alcuni giocatori. Il primo in assoluto di cui parlare è Thuram. Thuram, ragazzi, Thuram che si svincolerà a zero, quindi è appetibile volendo da mezza Europa, ma che pare abbia già avviato i contatti con il PSG, ok? E quando c'è di mezzo il PSG diventa una brutta gatta da pelare. Thuram interessa molto al Milan e confido nel fatto che Moncada e Furlani abbiano argomenti convincenti per provare a portarlo a Milano, perché sarebbe un gran bel colpo, un gran bel attaccante. Questo ragazzo è inutile che ve lo racconto, perché al Milan ora si è cambiata la politica. Non si vuole più i giocatori stile Giroud, stile Ibra, quelli vengono archiviati perché non c'è futuribilità. Quindi quei giocatori difficilmente li vedrete nei prossimi anni ancora al Milan. E questa può essere anche una notizia buona per tutti. Certo, giocatori di esperienza che potrebbero mancare, ma la proprietà non la vede in questo modo. Vuole cambiare rotta ed è per questo che si vanno a visionare, a provare a prendere certi giocatori. Quindi Thuram. Il Milan c'è su Thuram, lo vorrebbe portare a Milano, ma c'è di mezzo il PSG. E l'unico argomento, dicevo, convincente da parte di Moncada e di Furlani potrebbe essere quello della centralità del progetto. Quindi il giocatore potrebbe essere, cioè potrebbe essere, si può dire che è al centro del progetto perché così sarebbe, mentre al PSG potrebbe diventare uno dei tanti, vedi Sanchez, no? Che l'abbiamo inseguito e poi è finito lì. Però non ci farei troppo affidamento, perché se il PSG lo vuole veramente, tu gli offri 3 e arrivano loro gli offrono 6. È una guerra persa, ragazzi, in partenza. Questi spendono soldi come noccioline. Discorso diverso invece, non parlando di svincolati, è Chukwueze. Chukwueze, che sembra il fratello di 5 Mega, no? Quello del Chelsea, che ne abbiamo parlato l'anno scorso. Chukwueze, un nome un po' particolare, no? Che gioca nel Villarreal, esterno destro, scadenza 2024, un valore di mercato intorno ai 27-28 milioni. Però, proprio per la scadenza, potrebbe essere molto appetibile per il Milan, perché si potrebbe abbassare le pretese del Villarreal. Tutto sta a cosa vuol fare il giocatore. È un giocatore non prolifico, ha fatto solo 6 gol, però è forte, veloce, è un esterno destro che ci serve come il pane. Sa fare interdizione, sa fare inserimenti veloci, sa fare interscambi. È fortissimo, ragazzi. Questo è velocissimo e fortissimo. Ed è anche giovane, 24-25 anni, non mi ricordo, correggetemi se sbaglio. E questo è un giocatore su cui il Milan sta puntando e sta provando a trattare. Poi, discorso invece di Okafor. Mi avete chiesto anche questo. Okafor costa 20 milioni, non ha una scadenza breve. Costa 20 milioni, è un attaccante giovane e forte, quindi nei parametri del Milan. Però il Milan in questo momento non pensa a spendere i 20-25 milioni, vuole provare prima a portare a casa, e mi sembra una mossa intelligente, tutti quelli che può portare che sono a parametro zero e appetibili. Poi se non riesce con quelli, chiaro che punterà su altri. Okafor, quindi teniamolo in stand-by, anche se è un giocatore appetibile. Chiaro che Thuram Okafor, il Milan prenderà Thuram, uno per il parametro zero, due per l'esperienza leggermente maggiore di Thuram, che potrebbe essere più congeniale al mondo rossonero. Ultimo, ma non per ultimo,
che è uscito da qualche giorno, qualche ora, qualche mezza giornata, diciamo così, Yuri Tielemans, giocatore di 26 anni del Leicester, scadenza adesso, è scaduto, ok, a parte gli scherzi, 30 giugno, giocatore del valore assoluto di 30 milioni, ma poco ci interessa perché ha parametro zero, e che potrebbe fare il colpaccio, perché su questi giocatori sono diversi a tempo Roma e Galatasaray che hanno avviato colloqui, mica colloqui, però nelle ultime ore Moncada ha fatto il fulmine. Moncada si è inserito, ha allacciato i rapporti con il suo agente, il suo entourage, e sta provando a beffare tutti, e ha anche l'avallo della proprietà per Yuri Tielemans, perché ritengono sia un giocatore giovane e dal potenziale assoluto. E chi direbbe di no? Io conosco Yuri Tielemans, è un giocatore molto, molto, molto forte. Centrale, di centrocampo, può fare anche il mediano Yuri Tielemans. Moncada ci sta provando davvero. Se Moncada mi fassi due o tre colpetti, io mi faccio una statua, perché sarebbe veramente tanta roba. E non dimentichiamoci di Ndinka, perché noi prendiamo tutti i codici fiscali, Ciuezza, 5 mega, Ndinka, tutti difficili da recitare, però sono giocatori secondo me tutti forti. Ndinka, attenzione, perché Ndinka aveva già un accordo con la Roma, un accordo verbale, una stretta di mano e qualcosa anche di più, ma quel furbacchione di Moncada ha deciso di rompere le uova nel paniere, e ieri era a casa Milan col procuratore di Ndinka a provare a convincerlo, e quindi arriveranno le buone notizie? Spero di sì, perché sta lavorando anche su questo fronte. Insomma, Moncada e Furlani hanno aperto più fronti e ci stanno provando in più modi. Speriamo bene. Intanto io vi terrò aggiornati, ragazzi, su quello che succederà, sempre comunque Forza Milan. Noi ci sentiamo come sempre più tardi, e addio.